Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, sono Ciaccheroni 3 e questa volta siamo di nuovo a Genova. Dico di nuovo perché? Semplice, perché a Genova ci sono già stato più di una volta, potete trovare tranquillamente i video nella parte della descrizione. E anche questa volta il mio compagno di viaggio sarà l'imperatore italiano. Il video lo dedico a tutti coloro che amano il mondo del mare. Ho deciso di fare questo video perché? Semplice, perché a me piace tanto la città, sia sul punto di vista architettonico e sia sul punto di vista della marineria, e vorrei metterlo nei miei ricordi. Infatti, per chi non lo sapesse, Genova è stata una città che ha contribuito all'unificazione della nazione. In questa meravigliosa città andiamo a scoprire l'arte, cibo, paesaggio e molto altro. Per raggiungere Genova si può tranquillamente usare o la macchina oppure il treno. Quindi buon divertimento e buona visione. Ciao a tutti e buona giornata. Sono l'imperatore Traiano e quest'oggi accompagnerò Ciaccheroni 3 per il viaggio a Genova. Al momento sono al Colosseo e vado subito nella mia villa privata a preparare il bagaglio. Infatti sono molto onorato di intraprendere questo bellissimo viaggio. Ciao e buona visione! Ciao, ciao. Tutto bene? Cosa mi racconti di bello? Sì, sto bene e si va avanti. Cioè io sto bene e oggi andrò a Genova. Bene. Poi se non sbaglio, la città di Genova ti sta molto sul cuore. Sì, in effetti la città di Genova mi sta molto al cuore, sì. Poi se non sbaglio, la città di Genova è stata anche una repubblica marinara. Sì, esattamente. Bene. Poi cerca di girare il più possibile. Così quando dovrai montare avrai abbastanza materiale. Sì, va bene, cercherò di filmare il più possibile. Sia per te e sia per tutti coloro che vogliono vedere questo bellissimo video prima di andare a Genova. Poi a Genova ci vai da solo? No, ci vado con il mio compagno di viaggio, che è l'imperatore Traiano. Per caso, Traiano è quell'imperatore romano in cui ha portato Roma alla sua massima espansione? Sì, esattamente lui. Perché me lo domandi? Ok, qui devo smettere veramente di fumare, se no mi ritrovo dei morti viventi qui davanti a me. No, così te l'ho chiesto per curiosità. L'importante è che non ti lasci mai da solo e che sia sempre vicino a te, qualunque cosa accada. Sì, stai tranquillo, di lui si può fidarsi, è una brava persona. Fidati. No, così, te lo chiedevo per curiosità. L'importante è che sia sempre vicino a te, qualunque cosa accada. Beh, ora devo andare perché sennò perdo il treno. Ok, allora buon viaggio e buon divertimento. Va bene, grazie mille e buona giornata anche a te. Ciao e alla prossima. Ecco, siamo nella stazione centrale e stiamo per prendere il treno per andare a Genova. Quindi, buon viaggio! Eccoci qua, siamo arrivati a Genova e il viaggio è stato stupendo, impeccabile.
Comunque, buon ciclo turistico, pranzo a Genova. Eccoci qui, il viaggio è stato molto rilassante, adesso sono a Genova, al momento vado a mangiare e dopo con il Zaccheroni 3 farò un bel giro turistico del paese a Genova. Adesso andiamo a mangiare. Adesso che ho appena finito di pranzare, possiamo continuare a fare il nostro tour turistico. Eccoci qui. Il cibo è stato favoloso. Ora vado a vedere la città di Genova. La città di Genova è molto bella, mi dicevano che era così favolosa, però non ne credevo così tanto. Comunque, continuiamo tranquillamente a fare il nostro giro turistico, perché vale assolutamente la pena. Infatti, non c'è niente da aggiungere, perché ogni due secondi si scoprono sempre tante cose. Adesso ritorniamo a Milano, quindi buon viaggio e ci vedremo tra un po'. A Genova ti sei divertito? Sì, mi sono divertito un sacco, perché sono tante cose da vedere e da mangiare. Bene, a Genova cosa ti è piaciuto di più? Beh, di sicuro mi è piaciuto il cibo. Poi dopo l'architettura, come le mattitone,
e l'antenna di Genova. Hai fatto tante riprese? Soprattutto i dettagli in quella meravigliosa città? Sì, ne ho fatte e valsa la pena. Perché è stata valsa la pena? Beh, semplice, perché in quella città c'erano un sacco di cose da filmare. Inoltre, sono dei turisti abbastanza particolari, perché non provengono da questo pianeta. In che senso? Fammi capire meglio, perché non riesco a seguirti. Nel senso che c'erano gli alieni che anche loro facevano i turisti. Bene, sono contento di questo fenomeno. Sì, anch'io sono contento di questo bellissimo fenomeno. L'imperatore troiano come se l'ha presa su questo fenomeno? Ah, l'imperatore troiano non ha fatto nemmeno una piega. Bene, l'importante è che avete fatto il vostro tour turistico con assoluta tranquillità. Sì, hai perfettamente ragione, sì. Bene, sono contento. Comunque l'imperatore troiano è stato un buon compagno di viaggio? Sì, infatti con lui vorrei fare molti viaggi del genere, perché è una persona veramente in gamba. Ottimo, così che vi voglio. Belli uniti. Sì, lo so, perché la stessa cosa che pensiamo sia io e l'imperatore troiano. Ovvio che ci credo. L'importante è che ti sia piaciuta sia la giornata e la città. Sì, anch'io sono contento di tutto ciò. Tu invece cosa hai fatto di bello? Beh, io oggi non ho fatto niente. Ho sistemato un paio di cosine mie personali. Dio, qui devo smettere di bere, sennò qui ci divento morto. Bene, sono contento di aver fatto questa bellissima chiacchierata con te. E spero di farlo presto. Ciao, anch'io sono contento di aver parlato con te. Ciao e alla prossima. Ok, ciao e alla prossima. Eccoci qui e ben ritornati. Sono nella mia villa privata e la città di Genova mi è veramente piaciuta. Vorrei ringraziare il mio amico Ciaccheroni 3 per questo bellissimo viaggio, perché mi sono divertito talmente tanto che non avete assolutamente idea. Questi giri turistici si potevano fare tranquillamente anche nell'epoca in cui sono vissuto anch'io. Ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Ben ritrovati, spero che la città di Genova vi sia piaciuta. A me un sacco. Vorrei ringraziare a tutti coloro che hanno organizzato questa bellissima giornata e vorrei anche ringraziare l'imperatore italiano che mi ha accompagnato in questo meraviglioso viaggio. Se avessi cambiato strada, probabilmente non avrei mai visto tutte queste bellissime cose. Vi faccio vedere la sera più bella che ho girato. Vediamola! Vedere questa immagine perché mi sembrava bella e che potesse raccontare in pochi secondi quello che ho visto. A Genova vorrei ritornarci molto volentieri perché vale assolutamente la pena. Nel futuro spero che la città sia sempre più bella e più sicura. Infatti la città di Genova si deve vederla dal vivo, non attraverso libri e film, perché dal vivo ti dà un'altra sensazione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, seguite sul mio sito, sul mio blog e sul mio profilo Facebook, dove troverete il link nella parte della descrizione, e iscrivetevi al mio canale YouTube per avere ulteriori informazioni. Ciao e alla prossima.